partita difficile, lo sapevamo, contro un'ottima squadra, l'anno scorso ha vinto il playoff. Noi arriviamo a queste partite anche un pochino stremati, sia a livello fisico che a livello mentale. È la quarta finale che facciamo. Siamo arrivati primi in campionato, abbiamo perso uno spareggio, abbiamo vinto il playoff e ancora stiamo per lottare per un posto in eccellenza. Gli basta un pari con la Rufina per continuare a sognare, con la formazione allenata da mister Dimitri Bronchi, che ha saputo mettersi alle spalle il KO rimediato nello spareggio con il Foiano e da Regnano ha saputo guadagnarsi il pass per la fase regionale. La gara è stata decisamente bloccata, segnata da qualche intuizione dei singoli. Del resto la posta in palio ha consigliato ai due tecnici un atteggiamento tattico piuttosto guardingo, in attesa del colpo risolutore a sorpresa. L'Audax Rufina, alieno nella prima mezz'ora iniziale, guadagna una certa supremazia territoriale con l'11 rosso-nero che comunque chiude bene gli spazi, si difende con ordine e nella fase difensiva fa vedere che è una squadra di spessore. Solo con il passare dei minuti il Pratovecchio si rende pericoloso in avanti. Però nel momento migliore arriva il vantaggio dell'Audax Rufina, che sfrutta un calcio d'angolo e Giannelli prima si allarga, poi converge e lascia partire un sinistro che sorprende Vestri. Decisamente diversa la ripresa con il Pratovecchio che si riversa in avanti e trova il pari dopo 13 minuti. Tiro cross Fabrizi e Gori, nel tentativo di liberare, spedisce il pallone alle spalle del proprio portiere. Rinfrancato dalla rete, il Pratovecchio prova con maggiore insistenza a chiudere il match. Però in questa fase l'Audax Rufina è decisa a non mollare, cercando di non farsi chiudere e di ripartire con azioni veloci. Poi la girandola delle sostituzioni e di tempi supplementari, con l'11 di Bronchi costretto a soffrire fino alla fine, però riescono a passare al turno successivo e giocarsi la semifinale regionale domenica prossima. Serve prima di tutto rimettersi a posto, perché anche questa non è giusta secondo me. Cioè, oggi la squadra che andiamo a affrontare domenica riposa, che noi oggi invece abbiamo fatto 120 minuti. Forse era più giusto che anche l'altra squadra aspettasse a iniziare il playoff con noi. Però cosa bisogna rimettersi a posto a livello mentale, a livello fisico, e cercare di dare il massimo per raggiungere questo obiettivo. Un grazie, complimenti, grazie. Grazie a lei.